Bentornati a Marketing Digitale, io sono Nicola Palumbo, oggi parliamo di Instagram e una novità. Di quale novità stiamo parlando? Ovviamente della Instagram Live Rooms, ovvero la possibilità di fare le dirette fino a 4 partecipanti. Detto così può sembrare una piccola novità e in realtà se ci pensiamo a livello di marketing tutto questo potrebbe tornarci molto utile. Intanto Instagram cerca sempre di più di rispondere alle esigenze della community, che è quella di incrementare la possibilità di engagement, di poter sfruttare a livello di strategia di brand sempre canali sempre più nuovi e nuovi modi per coinvolgere le persone. La possibilità di aumentare il numero di persone coinvolte sicuramente può porre Instagram in una posizione di vantaggio ad altri competitor che stanno crescendo, come per esempio TikTok, dove questa cosa al momento non è possibile, per esempio, ma anche venire incontro alla necessità e all'esigenza di numerosi brand di poter aumentare il numero di persone coinvolte durante una live. Lo ricordiamo, fino ad oggi era possibile farlo fino a 2 utenti. Questa novità, che è stata poi introdotta da prima in India, non si sa perché, è arrivata adesso in Italia, verrà estesa anche a tutto il resto del mondo. Sì, come funziona tecnicamente? È molto semplice, le regole sono le stesse delle dirette live, quindi anziché 2 persone fino a 4, tutte i follower, o comunque la maggior parte dei follower che comunque hanno un rapporto vicino ai creator che fanno questa diretta, ricevono notifica, quindi la possibilità di incrementare l'engagement, più persone in diretta, più notifiche verso i follower di questa persona, quindi la possibilità di coinvolgimento molto più alto. E qui sicuramente ci sta la strategia classica dei creator di poter fare le collaborazioni tra di loro per potersi scambiare, tra virgolette, le fanbase, farsi conoscere anche da altre fanbase. Probabilmente è molto interessante anche in chiave giornalistica, perché no? Perché diventa una specie di talk show, quindi sicuramente uno strumento che avrà un futuro e un coinvolgimento maggiore. Qualcuno ha già cominciato a farlo, per esempio una Fashion Week di Parigi, con diversi talk che parlavano appunto di tematiche legate al fashion. Staremo a vedere. Io penso che sicuramente le testate giornalistiche sfrutteranno questo canale molto di più di altri canali, perché si apre molto a appunto un dibattito un po' più ricco che coinvolge più persone. Staremo a vedere come reagiranno i competitor. Bene, questa era la notizia del giorno, una piccola notiziola che però porta ancora di più l'arricchimento di un canale come quello di Instagram, che alla fine è quello principale ormai che viene utilizzato dai brand. Questo è Marketing Digitale, io sono Nicola Palumbo e a domani con una nuova news. Ciao!